Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un video dedicato a Final Fantasy VII Remake, titolo in uscita in questi giorni, titolo attesissimo da tanti di voi. Infatti molti mi avevano chiesto di provarlo, di proporlo qui sul canale. Il gioco che andiamo a vedere è la versione completa, quindi vabbè, naturalmente ci saranno i vari spoiler del caso, quindi ocio. Per quanto riguarda il titolo, come vi ho detto negli scorsi anni, negli anni passati, Final Fantasy VII è un titolo che io non ho mai giocato, all'epoca non lo giocai, quindi per me è la primissima esperienza con questo titolo. Giocai un pochino Final Fantasy X, ma sono, tra virgolette, ignorante in merito, quindi mi raccomando, fatemi sapere la vostra, chi lo ha giocato all'epoca, chi riprenderà questa versione remastered, remake. Lo andiamo a provare insieme, quindi come detto, per me è una primissima esperienza con Final Fantasy VII. Vi propongo oggi questo video dove andremo a vedere magari una mezz'oretta, vediamo un pochino, e poi ve lo riproporrò in live magari il giorno del Day One, venerdì, vediamo un pochino, tardo pomeriggio. Seguitemi su Twitch dove lo andremo eventualmente a vedere. Allora, spostamento visuale, intanto partiamo. Si può mettere la modalità classica, difficoltà facile o standard, e direi con standard proviamo, tanto eventualmente poi si può anche cambiare. E sono stato spinto anche dai vostri consigli a provare il titolo. Non dico che sarà una serie completa, darei un'occhiata al titolo, poi vediamo comunque un attimino, decideremo insieme. L'idea è di portarvi questo primo episodio qui sul primo canale, poi vedere qualcosina in live dove si immagino si possa prestare un pochino, e vediamo se poi proseguirlo o meno. Come detto, mi baserò anche sul vostro feedback. Era un titolo che, come detto, volevo provare. Ne ho sentito parlare molto bene dell'originale, ho sentito parlare molto bene anche di questo remake che appunto oggi andiamo a vedere insieme in questo primo episodio. E perdonate le mie lacune, le mie mancanze, ma come detto non ho mai giocato al titolo. Ah, piccola parentesi, approfitto, per quanto riguarda le live, poi se ve le perdete potete ritrovarle sul secondo canale. Immagino il 99% delle live le riporto sul secondo canale, probabilmente anche quelle che faremo su questo titolo andranno sul secondo canale. Dateci un'occhiata perché trovate tanti altri titoli che magari sul primo non vi sto portando, abbiamo visto solo l'inizio, mentre sul secondo le abbiamo spippolate un po' più in live appunto.
Ok, attentato al reattore, capitolo 1. Allora, beh, che dire, signori, visivamente il primo impatto direi che è ottimo. Per quanto riguarda il doppiaggio, ragazzi, l'ho messo in giapponese, non c'è l'italiano, ho messo il giapponese, c'è anche l'inglese, poi fatemi sapere la vostra, però il giapponese secondo me è faigo. Allora, per attaccare con la spada premi quadrato, tenendo premuto prima di attaccare, i fendenti colpiranno i nemici intorno, ok. Quindi... Qual è prepotenza? Ok, proseguiamo, siamo arrivati con sportiveggianza. Eh sì, grazie per l'aiuto comunque. La barra ATB è indispensabile per usare i comandi avanzati. Due segmenti si riempiono con il trascorrere del tempo in base a come agisci. Prova a colpire il nemico con... Partiamo subito con... Consumando la barra ATB puoi usare l'abilità magia oggetti in battaglia premendo X. Ok. Allora, per il momento la... Ok, dovrebbe essere quella lì in fondo. Quindi aspetta un attimo. E andando... Dammi un attimo, faccia vedere. Abilità. Colpo audace. Colpisce pesantemente il nemico con un fendente implacabile. Se un estremante riduce la distanza del bersaglio con un affondo che danneggia più volte. Fattore estremamente elevato. Colpo audace. Proviamo, dai, soldato B. Stai calmo con sti piedini. Olè. Durante l'esplorazione puoi accedere in qualsiasi momento al menu principale. Ecco, l'altro, apriamo la mappa, quindi. Ok. Quindi così andiamo a vedere quella che è la mappa. E così andiamo al menu opzioni. Va bene, poi andremo a spippolare magari anche con più calma il tutto. Nel senso, andando a spippolare le opzioni varie ed eventuali. Ora, siamo all'inizio, quindi... Gli attacchi possono... Ok, possiamo pararci con R1 e schivare con cerchio. Parando gli attacchi subisci meno danni e fai riempire la barra ATB. Beh, subiamo meno danni, ma comunque li subiamo. Ok, vediamo un po' la schivata. Aia. Poi usiamo anche l'altra abilità in realtà che avevamo. Perfetto. Credo ci sia nient'altro da raccogliere. Mi raccomando voi ragazzi, fatemi sapere la vostra se avete giocato all'epoca. Allora, triangolo per aprire forzieri. Interagire con persone, azioni, oggetti. Ok. Se lo avete giocato all'epoca, se vi è garbato, se riprenderete questo, se approfitterete invece come me per giocarlo prima, per la prima volta con il... remake, aspetta che anche qui c'è una casa, si può scassare qui, perfetto, quindi, ok, vediamo se c'è dell'altro da recuperare, apparentemente sembra di no, le casse di rifornimenti Shinra contengono spesso oggetti utili o macoliti che fanno recuperare energia magica indicata dai punti magici PM, ok, e abbiate pazienza anche per le eventuali pronunce sbagliate, ma come detto... Non ho mai giocato, quindi... Aspettate, signori, arrivo. In questo intanto se ne fregano molto poco, in realtà, di noi, quindi... De? Soldier ga nan datte uchira no nakama ni naru no? Sono hito kyariya o suteru wake? Namae nan dakke? Moto Soldier da to yo. Namae wa Cloud Strife. Busou rosen de iku to nareba, professional no sanka wa fukaketsu da. Ore wa kangei suru ne. 勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。Quanta risolutezza. Tanto quelli sparlano dietro. Ti dico,
例えるなら例えるなただの金目当てならここまで来ないっすよねクラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね ウェッジ Vabbè, ci impegniamo, dai, ci impegniamo. Facciamo del nostro meglio. Beh, anche le musiche sembrano molto ma molto fighe. Vai verso il reattore, ok. Con R3 può agganciare il nemico per prendere, ok. R3 metti fine all'agganciamento e con... Quello ci possiamo spostare, perfetto. Quindi miriamo, cambiamo, andiamo. Paraflesciamo. Mazza, sei bugio. È prepotente, aspetta, fammi usare un'abilità. Proviamo questa, lesione estremante sul seguito. Stremato, ok. Stremato rimane a terra, quindi usiamo l'altra abilità, colpo audace sempre sul seguito, magari. Ok, madonna mia, così sì che c'è tanta sportiveggianza. Aspetta, vabbè, Miracle Blade ci fa una rippa, signore. Arrivo, eh. Poi mi raccomando, non mi aspettate, manco per sbaglio. Arrivo un attimo, ho visto le casse qua da scassare. C'è dell'altro? No, ok. Poi come detto ragazzi, decidiamo anche un po' insieme, visto in questo periodo stiamo facendo molti titoli infognanti in realtà, tra Animal Crossing, Persona 5, infognati e molto lunghi anche, quindi vediamo un pochino, può darsi pure che mi piglia, mi infogno come se non ci fosse un domani, quindi andiamo avanti, dipenderà naturalmente un po' anche da voi se vi può garbare o meno, come detto, vederlo da chi non lo ha mai giocato, quindi dovete avere anche un po' di pazienza. Ah, grazie, gentilissimo. Mi raccomando, non mi date una mano. Aia. Questo è un po' più grande del segugio, apparentemente. Aspetta, facciamo un sacco sportiveggiante su questo. Che poi ricarichiamo anche. Aspetta. Oddio, in realtà i soldati sono molto morbidi, se vogliamo. È il segugio che... Allora, usiamo di nuovo l'abilità. Cosa abbiamo come magie? Ignis. Infligge danni di fuoco ridotti, però. Vabbè, però proviamo, tanto per... Beh, ridotti dai. Estremo, molto bene. Assetto pesante cos'è? Non lo so, ma sembra aggressivissimo. Vabbè, penso che poi ci spiegherà un po' tutto. Piano. Madonna, bellissima questa cosa. Immagino, come detto, ci spiegherà tutto strada facendo. Ok, ci devo passare sopra o no? Sembra raccoglierlo in automatico. Non c'è niente. Vai. Allora, tenendo premuto mi sembra molto... Aia. Molto sportiveggiante il suo attacco. Allora, aspetta. Che fa? Butta le bombe. Giovinotto. Che fa? Si insinua. Allora, non credo ci fosse niente da raccogliere. No, sì, c'è questo. Ho cercato io. Due pozioni qua. No, c'è niente. Va bene. Si può? Questi mi hanno proprio lasciato indietro malamente. Vai, vai, vai. Tieni premuto, ok. Vengo con voi, sì. Questo è il nostro obiettivo, quindi seguiamo la banda.
Eccoci qua al reattore. Reattore numero uno. Reattore Makoro. Makoro wa hajimete ja nen daro? Ore o Makou damari no bridge made annai shite kure. Oshietaku ne tte ga. Shinra ni miren tara ari ja ne ga. Chūken stoppu ga yo! Kyōhi shita tte imi ne zo. Motomoto omae nuki de tateta sakusen da. Makoro wa kenzō sareta jiki ni yotte kōzō ga chiga. この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。OK. Vabbè, ci proviamo, dai, ci proviamo. Buon uomo, vada, va. Ah, scusa, scusa, no, non ti offendo. Figurati se ti danno una mano. È una vitaccia, è una vitaccia. Allora, con tre rigore le abilità individuali di alcun di ciascun personaggio. Nel caso di Cloud puoi scegliere tra assetto leggero incentrato su attacco e difesa, bilanciati, assetto pesante incentrato sull'offensiva. L'ho chiamato Cloud, ora. Probabilmente mi vincerete, però se le pronunce abbiate pazienza se le ci lecco. Assetto pesante, potenzia gli attacchi sacrificando la rapidità di spostamento e permette di contrattaccare automaticamente dopo una parata. Sceglielo al momento giusto ricordando che non potrai parare gli attacchi a distanza e quelli magici, che le schivate fanno tornare in assetto leggero. Ok, quindi così siamo con l'assetto leggero. Metto l'assetto pesante e... aia, ecco. Va bene, facciamo più male. Se schiviamo torna all'altro assetto. Però se ti rimetto così, ok, va bene. E un attimo, perché non ho visto se c'erano cose da raccogliere. No, apparentemente no. Ok. Passcode no jōhō wa Gunpa no dōshi ga te ni ireta no. Ah, Gunpa wa kocchi ka. Katsudou hōshin de momechatte. Naturalmente siamo ancora all'inizio, quindi vi dirò la mia. Immagino dopo qualche live. Che al momento. Poi sono titoli che ci vuole un po' per carburare, tra virgolette, cioè per entrare nel. No, aspetta, mo visto. Sì, scusa, ho sbagliato. Scusi. Tifa no shiriai desho? Koukishin mukidashi de kiku kedo, donna shiriai? Ecco quanta delicatezza, scusi. プレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔光をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前魔光の正体を知ってるか。 魔法はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことはこのまま吸い続けたらどうなるよ。
ええ、星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おおよ。医者に行け。うん。てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。Barrett un po' cazzoso, un po' cazzoso, va bene. In azione, Barrett Owens. Allora, Barrett è specializzato in attacchi a distanza ed è in grado di raggiungere i nemici fuori dalla porta della spada di clan. Se tiene prima, sparerà le raffiche. Ok, quindi... adesso ci ha messo direttamente su di lui, va bene. Pure lui può schivare, ok, aia, schivare su becca, no, becca quest'altro magari, vai toke toke, tac, grande schivata da panico. Comunque ragazzi, siccome vabbè in questo periodo sapete un po' la situazione com'è, di conseguenza anche le linee sono un attimino intasate, quindi non so se il video ve lo porterò a, vabbè, sempre 1080p, però forse a 30 frame, perché almeno riesco a caricarvelo abbastanza nel breve termine. Con sovraccarico colpisci pesantemente il nemico e fai riempire notevolmente la barra ATB. Prima di poter usare di nuovo l'abilità devi aspettare che l'arma si ricarichi, ma prendo... Ok, triangolo riduce il tempo di attesa. Quindi adesso abbiamo sovraccarico. Andiamo a mirare questa. Teniamo premuto. Boom. Madonna mia. Ah, e così premendo lo ricarica più velocemente. Perfetto. Perfetto. Velocemente è una parola grossa, però... insomma, i danni... si fanno sentire. Perché comunque questo primo episodio magari ve lo faccio un po' più lunghetto, non so. Vi assicuro niente, ma cerchiamo di... però... per affrontare una situazione al meglio cambia personaggio. R2 invece, cioè, i tuoi compagni di squadra, quali azioni compiere? Ok. Quindi ad esempio io... aspetta. Vabbè, qua in realtà va bene anche la spada, possiamo dire. Quindi qua cambiamo personaggio. Ok, va bene. Con così a Barrett li facciamo fare varie cose, tipo le varie abilità, come detto. Lo possiamo gestire anche noi, come ci ha detto. Va bene. Dove è andato a finire? Vabbè, no, io là non becco. Se torna, ok, se no. Aspetta, io provo qua. Quell'altro mi serve. Barrett. Barrett. Se è bloccato qua dietro, come facciamo? Toke Toke l'ha preso, no? Che ha preso, se... ma è un problema questo. Momento, signori, che abbiamo delle difficoltà di... ok, è morto. Sott'olio. Allora, qua c'era qualcosa da raccogliere? No, apparentemente no. Possiamo proseguire. Sì, si era un attimo impallato il... Brachino che aveva sceso le scale praticamente. Ah, forse potevamo beccarlo scendendo qua. È vero. さすが。じゃあまず私からスリルが大好物なの。おい。え、バイバイ。
Sono kirei na me ni shikkari yakitsukete ne. Allora, mentre durante l'esplorazione ti premo R1 o R2 per farlo più rapidamente. Ok, per correre praticamente. Yes. Fate anche così. Sì. Aspetta un attimo. Ok, controllo sempre se c'è qualcosa da recuperare. Evidentemente sembra di no. Ce ne sono altri qua. Vai, vai, vai. Barrett sta andando bene? Sì, apparentemente sì. Si è fatto ammazzare male. Okay. Arrivo, arrivo, signora. Aspetta un attimo che devo vedere un po' le tempistiche. No, arco 2. No. Aspetta, ce n'è. Ok, una volta ogni tot è più lenta la... il respawn di queste laser. Spero di non lasciarmi indietro niente perché... No, stavo per fare... No. Attenzione, Vindus. Aspetta, Barrett, sta attento. Niente, questo continua così? No, ok. Ok, ok. Aspetta che qui c'è una cassa. Di pozioni. Quasi. Aia. Allora, ok, qua dietro c'è qualcosa. Andiamo a recuperarla. Un'ampolla di etere. Va bene. Pronti, signori? Filiamo le spade. Aia. Allora, quando l'energia vitale indica... Ok, si riduce il movimento... momento di recupero con appositi oggetti o magie. Ok. Non... apparentemente non siamo messi bene. Quindi io dovrei... No, però adesso non posso usarlo, credo, perché non ho... Ok, adesso comandi. Possiamo usare anche oggetti. Pozione. Yes. Aia. No, spostati. Bene. Aspetta. Andiamo con abilità. Lesione stremante. Tac. Comandi, abilità. Colpo audace, dai. Colpo. Allora, se si riesce a riempire la barra di stremo di un nemico, lo renderai temporaneamente vulnerabile. Lo stremo è preceduto da una fase di tensione. Per riempire la barra di stremo più velocemente, sfrutta i punti deboli di ciascun avversario colpendo con le abilità e le magie più adatte. Ok. Adesso credo sia quella la barra. Allora, aspetta, fai vedere pure questo. Vai, ricarica. Ah, anche lui comanda. Mo' vedo se c'ha pure lui. Aia. No. Voglio vedere tra i comandi cosa abilità. Denti stretti si concentra per subire temporaneamente meno danni e mantenersi stabile. Oppure spera un colpo pesante che consuma tutte le cariche ATB complete. Fattore estremamente elevato. Beh, proviamo questo. Allora, ne consuma tutte e due, però, eh. Ok, però aumentiamo la barra di stremo dell'avversario. Una cosa buona e giusta. Piano. Allora, anche qui. Stremante, va così. Allora, aspetta che... Possiamo ricaricare anche la seconda, magari. Ok, stremo. Il nemico stremato diventa vulnerabile e subisce molti più danni. Se sfrutti le abilità individuali di questi frangenti, la barra ATB si riempie più velocemente, permettendo di ricorrere abilità più potenti. Ok, quindi adesso andiamo con abilità colpo audace sull'annientatore. Poi R2. Barrett, no, non ha niente di che. Però se lo cambio e uso sovraccarico, comunque gli faccio un bel po' di danno. Vado su Cloud di nuovo. Comandi, abilità, colpo audace. Ok. Vai che ce l'abbiamo quasi fatta. Olè. Vabbè, ci vuole un po' di tempismo, un po' di organizzazione. Il mio problema è il fatto che giocando più titoli contemporaneo potrebbe essere una caccia. Ha detto che...
Fa puro spiritoso, vabbè, va. Vai a cagare. Te lo dico in amicizia. Andiamo. Ok, no. Ok. Andiamo. Posso sguisciare anche qui velocemente? Yes. Guardi, onestamente non saprei dirle. Intanto andiamo. Avviciniamoci alla zona. Sì, ma non si alteri. E che cos'è? Posso... aspetta, vedere se qua c'è. Ah, vabbè, te cazzo, signori, che ne so. Ho visto una strada, noi esploriamo. Che le devo dire? Uno ci prova, no? E aspetta che ci sono anche altri. Vai di potenza. Ok. Qual è? Oddio. Con quale sportiveggianza, tra l'altro? Allora, le torrette no, però questi riesce a spiccionare molto bene. Questo spada... oddio, no, quella no. Aspetta, vai tu. Mo' sì, così ci piaci. Incazzoso e cattivo. Allora. Aspetta che ce ne sono tanti altri. Allora, se lo teniamo premuto dovremmo essere anche abbastanza... aia. Con questi non uso le abilità perché mi sembra sprecato, onestamente. Aia. Sembra sprecato, però non è che abbia così tanta salute. Ma io posso usarle... ok, anche qui. Pozione. Ok, perché non è che siamo in formissimo, devo dire la verità. A posto. Altra cosa, si può salvare liberamente. Fatemi vedere. Sì, apparentemente sì, ottimo. Ok. Va bene, salvatina, proseguiamo verso il nostro obiettivo. Vai, sguiscia, sguiscia. Allora, c'è... questa zona mi sembra un po' troppo ampia. Queste zone così sono sempre da... battaglie epocali, no? さて、信長が送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。 E che cos'è? Ah, devo scegliere proprio io 20 o 30 minuti. Allora, direi 20, se no andiamo troppo lunghi con il video. Anche se, secondo me, per sfuggire a qualunque cosa succederà, secondo me... vabbè, proviamo 20, dai, signori. Sprezzati del pericolo. Traditore cosa? Te pareva. Questo ci devasta l'anima.
Aia, madonna mia. Aspetta che siamo già morti. No, devo per forza caricare, se no non mi posso curare. Allora, facciamo per il momento che ci curiamo noi. Aia. Poi curo pure l'altro. Ok. Pozione, diamola a Barrett. Damose. Aspetta che mi sposto un attimo. Qua vedo questo coso brillare, secondo me. No. Vabbè, no, qua li faccio veramente poco danno però. Aspetta. Qua. In realtà la... No, no, poco di più e lo facciamo di danno. Aia. No, ho sbagliato. Cioè, no, ho sbagliato. Aspetta, mi sposto un attimo. Allora, usiamo visione estremante, va. Subito un'altra. Ok, ce l'hai tu l'abilità? Sì. Anche tu estremante, va. Vai con l'altra, non è vero. Ok, aspetta che lo stremo. Vai con l'assetto pesante, aspetta i comandi, abilità, colpo audace. Ok. Aspetta, sposto di là, andiamoci. La barriera deve essere un sistema da invenzivo nuovo. E via. Ah no, adesso c'è cioè quello molto vulnerabile. Vabbè che pure prima facciamo un po' più danno là. Aspetta che sto morendo malissimo. No. Ma da qua sotto mi può prendere? Apparentemente ci fa male uguale. Allora aspetta, vabbè, proviamo pure questo, va. Gli fa un bel po' di danno comunque, pure questo. No, ci dobbiamo spostare qua. Ci ha chiuso un attimo nello stretto. Ok, meglio così. Dove sta? Ah, là. Vai tu, vai tu. Oh, merda. Vai col sovraccarico. Non ha funzionato. Vabbè, tu ricaricate. Vabbè, mi sa che è meglio che mi paro comunque. Ok. Sarebbe meglio pararsi. Ok, mi sta massacrando più del dovuto. Abbiate pazienza per la mia pippaggine, ma... Allora, cerchiamo di... No! Ecco due. Siamo praticamente morti, però dovrei recuperare... Ok. Mi sta veramente devastando. Ma che sei? Ma sei caricato. È così, no. Lo sta? Si è rimesso là. Ricarica, ricarica. Intanto ricarico, passo qua. Tre dietro. Sì, però non si sta a carica. Ah, nucleo protettivo. Sono io stronzo che miravo da un'altra parte. Subendo danni e estremando i nemici, riempi la barra al limite. Quando la barra è al massimo, puoi utilizzare un potentissima abilità al limite che non consumano la barra ATB. Ok. Però sono comunque praticamente morto. Quindi aspetta, no, prima andiamo con una pozione. Ok, la barra limite è quella lì, va bene. Converrebbe secondo me prima caricare un po' queste abilità.
Tipo andare con colpo stremante, anche se non lo becchiamo. Aia. Comunque là è difficile beccarlo. Certo, se lo becchiamo. Vai con... Bravo. Ricarica, lo ricarico io. Allora, aspetta un attimo che provo anche con lui a... Via. Allora, esplosione estremante. Il Barrett sta messo male. Vorrei, prima di utilizzare l'abilità estrema, stunarlo, perché se lo stuniamo comunque non manca tanto. Dovremmo, ok, gli facciamo più male quando è stremato. Quindi noi qua approfittiamo adesso, abilità al limite. Ok, mo sì. Aia. Ah, ok, ripariamoci. Facciamo una cosa, nel mentre curiamo barre. Ok. Aspetta, dovevi andare sempre. Ehi. No. È che quando parte con le combo mica si sposta. Adesso dietro non ha più il baracchino. Subito un altro. Vai. Grande così. Assetto. No, vattene. E niente, non si farà mai in tempo di fare questa cosa. Madonna, è morto male. Meno che non riesco a recuperare veloce. Madonna, stiamo rischiando tantissimo. Guarda, io vado a curare di nuovo. Cerchiamo di... Quante ne sto sprecando? No! Quindi io qua posso fare così, però, mentre lui è... Allora, abilità... Questo è magia? Fulgor, dice... Dei danni ridotti. Ah, questo ridava una quantità di PV, non era neanche male. Vabbè, usiamo questo, che l'esplosione estremante comunque ha il suo perché. Anche noi andiamo con attacco stremante, per quanto sta facendo veramente poco male. No, vattene! E niente, non faremo mai in tempo a fare questa cosa. Via! Merda. Io penso che quello stremante sia più... Cioè sia il migliore da utilizzare per... invece di andare con l'attacco secco, no? Spero di sì. Merda, andiamoci a proteggere. Vieni qua. Quell'altro dove sta? Vabbè, forse ce ne sta. Subito. Ok, allo stremo. Allora, aspetta, fammi vedere abilità. Vabbè, mo si è ripreso, però. Vai con l'esplosione estremante. Aspetta che gli stiamo a fa piano piano molto male. Certo, molto piano piano, però. Via.
Arto sinistro. Aspetta che adesso abbiamo... Aia, non è stronzata. Allora, aspetta. Devo usare l'altro Zubarrett che... stava meglio di noi, però... noi ce la stiamo prendendo con queste padellate. Sposto un attimo, magari... Niente, è morto, è morto, molto bene. Ce l'ho qualche abilità per... porca puttana. Coda di fenice. Testa di fenice. Si riapre pure la salute. Allora, stavolta colpo audace su questo. Non è che gli devo stordire. Gli voglio staccare prima una coscia, poi magari vado con l'altra. Se riusciamo. Allora, colpo audace sulla coscia. Vattene, niente, va bene. Mo, curati, niente, ho finito le cose. Madonna, se sono scarso, signori. Ma malamente. Ok. Aspetta che adesso posso usare questa su lui. Magari. Oh. Ho fatto un po' cagare, lo so. Sì, qua i 20 minuti sono quasi passati, però, Ocio. Ah no, è partito adesso. Vabbè, tutto sommato, bene così. Allora, adesso abbiamo 20 minuti per andarcene. Però, signori, un momento perché... aspetta, aspetta, fermi tutti. Siamo arrivati un po' lunghi, quindi non vorrei andare troppo oltre. Allora, ragazzi, a questo punto io direi di farmi sapere voi la vostra. Vi rimando, come detto, su Twitch, dove faremo una live il day one. Non so, magari tardo pomeriggio di sera. Vi faccio sapere su Instagram. Seguitemi, come detto, su Twitch, sul secondo canale dove ritrovare... potete ritrovare tutte le live. E fatemi sapere la vostra su questo Final Fantasy 7, che comunque vorrei spippolare un pochino, perché, come detto, è una mia mancanza. Non l'ho mai giocato, quindi magari un pochino lo vorrei provare a vedere. Come detto, non so se ci sarà una serie o meno, però gli darei un'occhiata. Voi fatemi sapere la vostra, lasciate like e condividete magari, per farmi capire se vi può interessare o meno. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Taleale.